La settimana santa che abbiamo già iniziato e che ci ha introdotto con forza e con il tono giusto, quello della gioia, del desiderio, in questa ultima tappa del nostro cammino, ci apre adesso a uno scenario veramente importante. È come entrare in una realtà. Il Triduo è proprio questo, qualcosa di avvolgente, qualcosa che ci chiede di non rimanere spettatori, qualcosa che ci vede protagonisti. Sì, perché come abbiamo accompagnato Gesù, è lui la nostra guida, in questo cammino quaresimale e nella sua entrata a Gerusalemme, siamo con lui adesso in questi ultimi passi. Sconvolgenti da una parte, perché possiamo davvero sperimentare l'abisso in cui Dio è disposto a scendere per dirci il suo grande amore per noi e soprattutto perché questo amore diventi per noi forza per ricominciare, un avvenimento davvero che cambi la nostra vita. E anche perché l'abisso in cui scende il Signore in questa sua passione fino alla morte è davvero il tratto del suo cammino che ce lo fa sentire vicino come forse nient'altro, perché è stato con noi, uomo come noi, è nato come noi, ha vissuto come noi, ha avuto la sua giovinezza come noi, ha condiviso la fame, il caldo, il freddo come noi, ha condiviso tutto, fuorché il peccato, ha condiviso davvero tutto. Ebbene, proprio quello che è l'esperienza della passione, cioè della sofferenza ingiusta e da cui siamo totalmente indifesi, fino alla morte, che è lo scandalo più grande, quella davvero che di solito dice la parola fine a tutto e a tutti. Ecco che lì, fino a lì è arrivato il Signore e ci è compagno, vicino, e anzi, Lui ci apre una via nuova. Sì, possiamo ricominciare a vivere anche nella nostra esperienza quotidiana, perché sappiamo che quel vento di morte che è il nostro peccato, che sono i nostri sbagli, che sono anche situazioni di ingiustizia e talvolta di oppressione che siamo chiamati a vivere, non sono l'ultima parola. Ma davvero quella croce che a un certo punto rimarrà vuota, è per noi la speranza. Si può ricominciare. Risurrezione è ricominciare. Ricominciare davvero qualcosa in modo nuovo e radicale ed è possibile. Continuiamo a seguire il Signore, così come lo facciamo in questo triduo, anche in quella vita nuova che Lui ci invita a godere giorno dopo giorno con Lui.